Questo programma è offerto da Rino Custom, passione e autenticità. www.rinocustom.it. Siete pronti per una nuova entusiasmante puntata marchiata Il Boss dei Camion? In questo episodio Rino Ventura, Cito, il nostro Boss dei Camion, quali fantastici mezzi ci presenterà? E soprattutto con quale maestria e originalità la Rino Custom avrà customizzato nuovi giganti buoni delle strade? Tutto questo e molto altro lo scoprirete tra poco, direttamente dal palcoscenico dei camion più vasto al mondo, Misano, in occasione della European Truck Racing Championship, dove le nostre telecamere di GoTV non potevano mancare, così come l'esperto per eccellenza Rino, ossia il vero boss dei camion, che nell'occasione ha incontrato molti camionisti e puri appassionati di track. Quale sarà il camion da voi preferito di questa puntata? Scrivetecelo alla pagina Instagram @GoTV_canale68. Si parte per un altro viaggio. Go! Buongiorno, giorno 2 in viaggio per Misano, per l'ultima giornata di fiera. Questa mattina ci aspettiamo il pienone, perché la domenica mattina è il momento clou dell'evento, quindi dalle 8 alle 2, alle 3 dovrebbe esserci davvero tanto casino e soprattutto tantissimi visitatori. Ci siamo, ingresso auto Mercedes, realizzato per Mercedes-Benz Truck Italia, nero con finiture carbonio. Siamo arrivati allo stand. Andiamo allo stand. Buongiorno. Buongiorno. Ciao Rino. Ciao. Ci aspettare. Ciao. Vi presento Deborah, che si occupa del commerciale e del rapporto con i clienti all'interno della nostra azienda. Ciao, sono Deborah, mi occupo dell'ufficio segreteria commerciale della Rino Custom. Siamo qui alla fiera di Misano. E come potete vedere presso il nostro stand ci sono in esposizione 4 delle nostre customizzazioni più belle che abbiamo realizzato nell'ultimo anno. Vi aspettiamo presso il nostro stand con tante novità e tanti gadget. Team femminella, cavaliere nero, Cono, l'autista, si è rivolto a noi per dare un bel look aggressivo al suo Volvo. Gli interventi fatti vicino a questo veicolo sono kit inox del camion, non ne aveva, verniciatura frontale, plastiche laterali, parafanghi posteriori, quindi la verniciatura di tutte le plastiche originali del veicolo, e un bel po' di accessori in acciaio, barre sotto paraurti, kit copricarena, acciaio sulle carene, baffettino anteriore, tubi sotto spoiler, barre, barra centrale bassa, molto molto bassa, con un secondo tubo che punta col tricolore verso il basso, imponente barra portafari. E lo scarico fatto apposta per questo veicolo, doppio, dal look inconfondibile, quindi uno scarico davvero particolare,
per rendere ancora più aggressivo questo bellissimo Volvo di Kono. Andiamo, io e Vincenzo vi accompagniamo a fare un giro in questo fantastico mondo delle customizzazioni. Di customizzazioni ce ne sono un bel po' firmate Rino Custom, anche nello stand OK Track, che è l'usato di Iveco. Abbiamo impreziosito questo veicolo con delle grafiche dedicate, dando un tocco un po' aggressivo a questa macchina. Pulito, veloce, veicolo in movimento, una livrea che non stanca, una livrea pulita, anche perché questa livrea rappresenta un marchio, viene distribuita da un marchio, quindi dobbiamo mantenere sempre un aspetto molto cattivo ma sobrio. Non può mancare nella parte laterale la nostra firma. Siamo qui alla Locanda Rocco, il punto di ristoro del circuito. A fianco a me il signor Gaetano, proprietario della Locanda. Allora, com'è andata quest'anno, signor Gaetano? Un evento straordinario. Grazie dell'evento e speriamo sempre in positivo. E auguri. Grazie dal signor Gaetano e da tutti gli ospiti della Locanda. Il boss dei camion, Rino Ventura Cito, continuerà a sorprenderci con altri straordinari mezzi subito dopo il nostro break pubblicitario. La Rino Custom di Ventura Rino Acito si occupa della customizzazione a 360 gradi dei veicoli industriali ed è in grado di realizzare per ogni cliente un veicolo unico e personalizzato, offrendo una vasta gamma di servizi: taglio laser, wrapping, cubicatura, verniciatura PPG, oscuramento vetri, tappezzeria interna ed impianti audio LED. Rino Custom, passione e autenticità, firmata il boss dei camion. Sito web ufficiale www.rinocustom.it. Grazie ad Armando per essere venuto qui a Misano a mostrare il camion che abbiamo customizzato. E ad Aaron anche, questo monello. Per questo track di Armando, questo bellissimo Mercedes Actros, abbiamo realizzato un allestimento ben equilibrato tra colori, acciai e luci. È un allestimento carico ma molto molto ben equilibrato. Lo Scania di Vita, customizzato da noi, è stato realizzato circa due mesi fa. È una delle ultime customizzazioni. Giuseppe ci ha chiamato con l'idea di realizzare un veicolo unico, con una grafica unica e dei dettagli unici. C'è da dire che anche il primo 590 che è stato customizzato in Italia, quindi è stato uno dei primi veicoli. Con Vincenzo abbiamo deciso di dare un tono a nido d'ape, quindi l'elemento principale del nido d'ape è il vuoto che sta a richiamare il motore di questo Scania, che è 8 cilindri a V. Partiamo dalla verniciatura. Abbiamo verniciato tutto in tinta, quindi abbiamo dato già un'impostazione diversa al veicolo, verniciando tutte le plastiche del colore del veicolo, quindi la maschera, i parafanghi anteriori, posteriori, gli specchi, tutto è stato
è stato creato di un unico colore, quindi tutto rosso, col suo rosso originale. La prima cosa è il vuoto, quindi risaltare il vuoto, e abbiamo deciso di farlo nella maschera anteriore. C'è questo disegno molto leggero che va quasi a mimetizzarsi all'interno del nido d'ape, dal quale vengono fuori la V fatta con i LED, quindi un LED retroilluminato che non esce al di fuori della maschera ma bensì rimane all'interno, quindi un tocco di molto molto elegante, è molto pulito, un effetto elegante e pulito. Barre extra large proprio per la forza di questo veicolo, per il motore vuoto, quindi un veicolo imponente. La stessa V l'abbiamo richiamata con l'adesivo nella parte anteriore e la parte laterale l'abbiamo valorizzata con questo bellissimo disegno aerodinamico, ma con il nido d'ape, un nido d'ape nuovo, un nido d'ape in movimento, e con il vuoto che va a richiamare l'otto cilindri del veicolo. La customizzazione l'abbiamo continuata anche all'interno, ma dopo ve la faccio vedere. Anche nel posteriore abbiamo dato un tocco di forza aggiungendo la barra posteriore, sempre con la personalizzazione sull'acciaio, i carter stop in acciaio e la chiusura, e la chiusura nel retro spoiler, sempre con gli elementi che fanno da stop e freccia e posizione, e con la personalizzazione del cliente nella parte centrale. L'impianto l'abbiamo realizzato noi, un impianto di circa 1000 watt audio system con i copricasse personalizzati, il sub con la ghiera in acciaio personalizzato, e facciamo vedere anche l'interno, se sali dall'altra parte, all'interno della cabina. All'interno del veicolo invece abbiamo realizzato il copricofano personalizzato con la personalizzazione Vita e il copricruscotto in pelle con la cucitura rossa. Quindi uno stile interno sobrio e sportivo. Auguri a Vito col suo bellissimo Iveco Red Bull. Auguri! Viva la Sardegna! Questa è una zizzona di bufala da 3 kg prodotta a Battipaglia. È vero, capo? Dalla città della mozzarella. Dalla città della mozzarella, quindi la mangiamo tutti con tanta salute. Auguri a tutti e buona domenica. Auguri! A voi l'onore, signora. E dal boss dei camion un saluto da Misano. Grazie alla scuderia Rocco, alla scuderia Valentino. Grazie di tutto. Grazie Rino. E complimenti per i camion. Grazie. Grazie a Massimo, supporto logistico. Grazie a te sempre di tutta questa organizzazione che porti alle spalle. E grazie Alfonso per la sua presenza costante. Un saluto a tutti voi. All'anno prossimo. Ci vediamo il prossimo anno. Ciao. Un applauso, annunzio, staff tecnico dell'osteria Rocco. Grande Rocco, grande Rino. Non so che cosa dirvi perché mi emoziono facilmente, sono di poche parole. Però grazie a tutti voi perché siete grandi. Un applauso, annunzio. Grande Peppe. Grande Rino. Rino Custom l'ha fatta da padrone in questa manifestazione. Auguri e buon lavoro. Grazie, grazie. Il boss dei camion vi dà appuntamento la settimana prossima. Quali saranno gli originali camion che andremo a presentare? Quali altre bellissime storie verranno raccontate? Non vi resta che rimanere sintonizzati sulle nostre frequenze. Mm-hmm.
programma è offerto da Rino Custom, passione e autenticità. www.rinocustom.it